את הדרך לשוב אליך. גם אם קשה תהיה לשוב להיות בזרותיך, הדרך בסופה אחיה. אז אשוב, אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי בקיומי. אז אשוב, אשוב אתן לך את חיי, כל פינה שבליבי את נפשי, שם אתה לי אתה שם איתי. רבות הדרכים אותה ניסיתי, וכולן הלכתי טועה. רבים בקולות להן הקשבתי, gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno. Come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca,
Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, fratelli. Dio vi benedica e benvenuti in questa sera alla puntata del podcast di Antioca di Torino e Milano. Oggi è 12 marzo del 2018 e sono le 21.04. Benvenuti in questa sera, caro ascoltatore che sta ascoltando in questo momento. Benvenuta a ogni santo di Torino e Milano. Dio ti benedica per come prendi il tempo e il compromesso di ascoltare questo podcast e come il Signore veramente possa parlare alle nostre vite per questa parola che il Signore ha preparato per noi. Aspettiamo veramente anche il collegamento da parte del ministro Alessandro Bracuto da Milano, ma forse in corso della puntata vedremo come stabilire la connessione. Un saluto da parte del ministro Enzo Luongo. In questo momento stiamo registrando e trasmettendo anche in diretta da Brandizzo, dalla Villa Luongo, Puca. Amen. Insieme a me c'è il pastore Pedro Antonio Guzman, il ministro Bruno Brocchetta e poi con me il fratello Fabio, il fratello Giuseppe Luongo e il fratello Giuseppe Famularo, ringraziando il Signore che in questo momento è dietro la telecamera che sta registrando il video. Quindi per quando vedete il video, Dio vi benedica, fratelli. Anche volevo ricordarvi, fratelli, che a volte ci dimentichiamo, noi abbiamo tre piattaforme molto stabili, di cui la prima è il sito di antioca.it, dove da lì presto avrete aggiornamenti di tutto quello che facciamo con post giornalieri, specialmente adesso con una novità che poi più avanti vi spiegheremo da quando sarà in atto. E poi abbiamo la piattaforma del podcast, che potete andare su Spreaker, praticamente dove ascolterete tutti gli audio, dalla parola di Dio, alcuni consigli sia per uomini, donne e bambini, matrimoni e così via. Poi ancora, fratelli, abbiamo ancora un'altra piattaforma che pensavo che nessuno fosse andava a vedere, però ci sono anche lì visite costanti giornaliere della tv.antioca.it, dove ci sono tutti i nostri video Pulsarcast, dove sono piccoli video di momenti della giornata presi qua e là da parte dei fratelli, dal pastore, dalla sorella Maria, predicazioni da Milano, Torino e altri ancora, fratelli, da scoprire uno a uno. E l'aggiornamento dell'applicazione, stiamo lavorando fortemente praticamente con le due piattaforme maggiori, che sono del Play Store e dell'App Store, praticamente di iTunes, dove stiamo cercando di poter finire questo aggiornamento, che è molto importante, perché questo aggiornamento cambierà e stravolgerà tutta l'applicazione, dove praticamente possiamo avere una visione più a 360 gradi di tutte le notizie e non perderci niente di quello che facciamo come Chiesa di Torino e Milano, di Antioca e Oreb. Amen, fratelli. Così, dando tutte queste informazioni, voglio fare un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Dio vi benedica. Se ci state ascoltando dal centro Italia, sud Italia, dall'est Italia, ovest Italia, manda un presente sul gruppo WhatsApp o al numero WhatsApp del pastore o il mio medesimo, del fratello Enzo, che saremo ben contenti di sapere della tua presenza che si sta ascoltando. E per chi non ci ha mai contattato, potete mandarci anche un messaggio in privato su l'email pastore@antioca.it e lì potete condividere con il pastore il vostro sentire o un qualcosa che volete domandare. Amen, fratelli. Così, prima di passare la parola per un saluto a quelli che sono presenti in questo momento, voglio pregare che il Signore possa avere sotto controllo tutto quello che facciamo e tutto quello che diciamo, che questa sera, non so se avete già letto il titolo, se avete già visto, intravisto il titolo, è un tema molto importante. E a chi non piacerebbe avere un qualcosa di quello che si parlerà in questa sera? Amen. Signor Gesù Cristo, Padre Santo, io ti ringrazio per questo momento.
Grazie per tutto quello che tu fai per noi, Signore, grazie, per come tu ci aiuti, Signore, per come tu aiuti la Chiesa di Torino e Milano, Signor Gesù Cristo, Signore, per come tu aiuti la Chiesa in tutto il mondo, Signore. Siamo, Signore, in tempi difficili, ma noi vogliamo essere perseveranti e costanti in quello che facciamo, Signor Gesù Cristo, giorno dopo giorno, Signore, perché, Signore, noi siamo e vogliamo essere parte del tuo lavoro, Signore, del tuo piano, Signor Gesù Cristo, Signore. Perché un giorno, Signore, noi possiamo, Signore, arrivare, Signore, ad ereditare, Signore, la vita eterna, Signore Padre Santo, Signore. E veramente, Signore, vedere ogni anima, Signore, che ascolta della Tua parola, Signore, arrivare a Te, Signore Gesù Cristo, Signore. L'operai, Signore, sono pochi, Signore, ma la messa è grande, Signore Gesù Cristo, Signore. Amen. Davanti a Te, Signore, vogliamo mettere ogni cosa, Signore. Aiutaci, Signore, che possiamo essere sotto la Tua copertura, sotto la Tua autorità, Signore, in tutto quello che noi parliamo, nel nome di Gesù. Amen. Amen, pastore, Dio ti benedica, pace di Cristo. E non so se il ministro Alessandro è riuscito a collegarsi, ma ancora Amen. Non lo vedo. Pace di Cristo, fratelli, prima che tutto un caro saluto alla bella chiesa di Milano, specialmente al nostro caro fratello ministro, pastore guida incaricato della bella opera di Milano. E anche vorrei salutare a Julian e al bello Victor anche della bella Milano. Dio vi benedica grandemente, fratelli. Sono stato a Milano la domenica, grande città, incredibile, non è incredibile, è meravigliosa. Lo grande della città, ho conosciuto un nuovo centro commerciale là. Si chiama City Life, wow. È nel centro, è prima classe, è bello come il centro Arese, credo che il centro Arese è più allegre, più sì, ha molto, più luce, molto più questo molto è come più chiuso, però molto elegante, molto bello, ha un piano dove c'è tutto il ristorante. Un ristorante messicano buonissimo, il primo ristorante messicano che veramente posso dire che se un messicano va a star contento qui in Italia. Bellissimo, solo che il nome del ristorante è Calavera, che significa esqueleto. Esqueleto. Ah, sì, ma buonissimo, fratelli, non solo buonissimo. Per 10 euro a testa abbiamo fatto un bellissimo pranzo e i fratelli hanno chiesto burrito, un burrito bello, grande, il fratello Alessandro, un burrito la sorella Ilaria, io ho preso chili con carne, bello, è economico, mi ha colpito il prezzo, molto bello. Fratelli, pace di Cristo, Dio vi benedica grandemente in questa sera, Dio benedica al fratello Carlos, ai fratelli di Torino che sono all'ascolto, sorella state ascoltando, spingi il tuo marito ad ascoltare. Da Marsala non abbiamo ascoltato nulla adesso, ma un caro saluto al nostro caro pastore Valenti, anche al fratello Gerardi, e al resto della fratellanza là a Marsala. Fratelli, grande è il nome del Signore. Amen. Grande è il nome del Signore. Io ringrazio Dio, fratelli, per il sostegno della Chiesa di Torino e Milano. Ho visto in questi giorni anche la ubbidienza delle famiglie, dei fratelli della Chiesa di Milano, e oggi hanno inviato un report di loro, si versa al conto della Chiesa di Torino che gestisce l'amministrazione, il pago dell'affitto, delle spese di Milano. E Dio vi benedica grandemente, fratelli, per l'appoggio e soprattutto a fratelli, a quanti qui presente, il vostro appoggio alla chiesa locale, e l'appoggio al pastore, a sua moglie, il pastore,
la spesa.